con il presidente della provincia Sergio Abramo, oggi la protesta dei lavoratori per i ritardi nei pagamenti. Qual è la situazione e cosa si può fare? Ma noi aspettavamo questo trasferimento da parte dello Stato di circa 2 milioni di euro per poter pagare gli stipendi del mese di aprile. C'è notevole ritardo da parte dello Stato, però soprattutto aspettavamo e ci auguravamo che inserissero questo fondino per le province che sono in predissesto o in dissesto finanziario, ma non è stato fatto niente da parte del governo, quindi alle province è stato dato zero. Ci aspettavamo anche un'attività maggiore anche dei nostri parlamentari, che non c'è stata. E comunque a questo punto avvieremo delle proteste, perché è giusto stare a fianco dei lavoratori che, non potendosi pagare lo stipendio, hanno difficoltà anche a pagare i mutui. Quindi credo che da parte nostra, dai politici, sia doveroso stargli a fianco avviando delle forme di protesta. Una di queste è: intanto ci riuniremo con gli altri presidenti delle province, perché stanno avendo difficoltà anche gli altri presidenti delle province, non arrivando il trasferimento da parte dello Stato, pure loro hanno difficoltà a pagare gli stipendi. Dopodiché vedremo con i lavoratori, adesso mi riunisco e attiveremo una forma di protesta tutti quanti insieme. Noi staremo comunque a fianco ai lavoratori, perché lo stipendio deve essere il minimo che si possa garantire, almeno in un ente pubblico.